Oggi faremo la mimosa classica, perché abbiamo fatto quella alle fragole, quella al cioccolato, oggi faremo la mimosa classica. Allora, il procedimento per tagliare il pan di Spagna, sempre lo stesso, no? A strisce, perché già ho spiegato il motivo, perché rimane molto più leggero. Ricordate anche per le altre mimose, per così, prima orizzontale, poi verticale e poi di nuovo orizzontale. Adesso bagniamo con acqua e zucchero, ricordate non tantissimo e non poco, deve essere bagnato al punto giusto. Allora, la mimosa classica tanti la riempiono a crema chantilly e zabaione, che forse sarebbe quello che va più di tutti, diciamo, però io la faccio crema chantilly e pezzetti di cioccolata. Allora, questa è la crema chantilly, ricordate, crema e panna montata mischiata, eccola qui. Andremo a mettere i pallini di cioccolato, se non ce l'avete ridate un po' di cioccolato. Ecco qui. Andiamo con la spatola dappertutto. E adesso facciamo l'altro strato col pan di Spagna messo verticale. Così quando si andrà a tagliare rimane tutta omogenea la fetta. Adesso abbiamo messo il pan di Spagna in maniera verticale, li bagniamo. Adesso non fa niente se non è precisa, tanto lo strato finale deve risultare tutto preciso. Ecco fatto. Mettiamo altro ripieno. Questa, calcolate, è una torta che verrà di 4 kg e mezzo. Adesso qua dobbiamo andare un po' più precisi, perché poi andremo a coprire l'ultimo strato con il pan di Spagna orizzontale. Sta dappertutto.
abbiamo fatto il terzo strato e adesso andiamo a decorare con la panna. Allora, la panna l'ho messa anche intorno, perché siccome questo qua è un battesimo, ci metteremo il nastrino. Questo si compra nei negozi per decorazione di pasticceria. Se no, se non lo avete, potete anche colorare la panna o semplicemente con la panna bianca. Un attimo, lo mettiamo bene. Questo adesso lo andiamo a pareggiare con il sacco a poche. Adesso faremo un bordino qui sotto. Per coprire tutte le imperfezioni. E anche perché è più bello. Un giretto intorno al nastro. Questa è la base fatta. Adesso scriviamo. Adesso per farla risaltare ancora di più, non so se ve l'avevo detto, da mettere in evidenza solamente il primo tratto della lettera. Io adesso sto scrivendo con la cioccolata, però di regola si scriverebbe con le gelatine, ci sono proprio delle gelatine apposta per scrivere. Qua, guarda, poi ti faccio vedere come si fanno queste decorazioni. Adesso di qua, allora fate tipo un cuore così, poi così e così, e adesso di qua. Un po' di pan di Spagna tritato
fare la nuvolata. Prendiamo lingue di gatto, o se no poi viene a piacere, come uno vuole fare. Ed eccolo. Questa è la mimosa classica. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Questa è sempre la mimosa classica, soltanto che è per una comunione. Questa è per la comunione di mia figlia. E l'ho decorata in questa maniera, con la panna rosa e con l'ostia proprio della comunione. Semplice però molto elegante.